I cioccolatini della ricerca di AIRC sabato 5 novembre torneranno in oltre 700 piazze italiane per sostenere il lavoro dei ricercatori. Immunità, prevenzione, microambiente e medicina di precisione sono infatti le sfide scientifiche della battaglia contro il cancro sulle quali stanno lavorando circa 5.000 ricercatori grazie alla collaborazione di 4 milioni e mezzo di sostenitori che ogni anno scendono a fianco all'AIRC, che in questi 50 anni ha dato un contributo determinante alla ricerca. Oggi, infatti, sempre più pazienti. Vengono curati e la diagnosi può essere accolta con la speranza e la fiducia di vincere la malattia. Anche i volontari dell'ARC di Caltanissetta saranno presenti sabato 5 novembre in piazza Falcone-Borsellino dalle ore 10 alle ore 13.30 in corso Vittorio-Emanuele, Angolo Piazza Marconi dalle ore 16 alle ore 20.30. I cioccolatini eh, rientrano appunto in una serie di iniziative eh, promosse da AIRC nella settimana dal 30, al 6, dal 30 ottobre al 6 novembre e che riguardano eh, la grande maratona RAI. Eh, che, in cui i nostri più popolari conduttori televisivi e radiofonici fanno da testimonial ehm, e prevede inoltre una serie di incontri eh, nelle università eh, italiane allo scopo, quindi con gli studenti allo scopo di portare eh, a conoscenza gli studenti dei risultati della ricerca AIRC e ehm, si conclude il 5 novembre con la distribuzione di questi. Cioccolatini. Si tratta di confezioni da 200 grammi o da 100 grammi in cambio di un contributo di 10 euro o di 5 euro rispettivamente. Eh, la scelta del cioccolato è, um, non è casuale, eh, è stato dimostrato infatti che eh, il cioccolato ha delle proprietà eh, protettive se contiene il, una quantità minima di, del 70% di cacao addirittura l'istituto nazionale l'istituto americano per la ricerca sul cancro l'ha inserito tra gli alimenti potenzialmente protettivi nei confronti del tumore perché è ricco di flavonoidi e di sostanze antiossidanti inoltre è stato dimostrato che è in grado il cioccolato è in grado se presente nella dieta in quantità adeguata di prevenire addirittura le lesioni precancerose che sono quelle lesioni che possono dare luogo poi al manifestarsi di una forma tumorale è in quanto prevengono le infiammazioni e ehm, aumentano la capacità di alcuni enzimi di riparare il DNA. Quindi è una scelta tutto sommato mh, veramente il nostro dare questo contributo alla ricerca AIRC è anche un piacere, è una cosa mh, utile che facciamo alla nostra salute. L'invito ai cittadini Nisseni è quello di partecipare numerosi e eh, contenti a questo contributo che anche la nostra città potrà dare quest'anno alla grande battaglia contro il cancro condotta in tutta Italia dai ricercatori AI.